Bene, buonasera. Allora, nel 2005, a seguito del proliferare di phone center e call center qui a Iesi, non essendoci una normativa di riferimento precisa, il Consiglio Comunale ha deciso di approvare la modifica a un regolamento, l'articolo 91 bis del regolamento di Polizia Urbana, per porre delle limitazioni, e la limitazione era quella che i phone center e call center abbinati a uffici, a negozi commerciali, dovevano essere dotati di due bagni. Nel corso degli anni però delle normative sono state emanate sia dalla Regione Marche e diciamo che si è rivista un pochino questa realtà, questa esigenza, anche perché i phone center e call center nel corso degli anni sono diminuiti, quindi questa necessità e questa esigenza non è più presente in questo momento. Oltre al fatto che, molto importante, la Regione Lombardia a suo tempo, per le stesse motivazioni, aveva inserito delle disposizioni, delle norme nella legge regionale dove imponeva in maniera molto più restrittiva rispetto al Consiglio Comunale Iesino delle limitazioni e l'esigenza di avere più di un bagno, sempre riferito ai phone center. E a seguito di un ricorso fatto a questa legge regionale della Lombardia, la Corte Costituzionale nel 2008, con la sentenza 350, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge regionale della Lombardia. Quindi, alla luce di questo, alla luce che la legge regionale Marche comunque nel 2009 ha stabilito per le attività delle norme sia per quanto riguarda materia igienico-sanitaria, eccetera, regolamenti edilizi, norme urbanistiche, la normativa del regolamento di Polizia Urbana di Iesi non è più confacente, non è più regolare. Quindi è necessario eliminare dall'articolo 91 bis la parte che impone a questi esercizi commerciali e phone center il fatto di dover avere almeno due servizi igienici. Sì, il comma 2 comunque è collegato a questo, perché per prevedere due bagni noi avevamo previsto che fossero fatti dei divisori ben precisi, quindi l'uno è collegato all'altro. Devo precisare una cosa, che per un errore di battitura il nuovo articolo 91 bis al comma 4, dove cita i soggetti gestori delle attività di cui al comma 4, non si intende comma 4 ma comma 3. Grazie Maggiore. Aperta la discussione, consigliere Gianangeli ha facoltà. Sì, io capisco l'importanza di questa cosa, però io chiedo un approfondimento e un rinvio, se è possibile, se non rischiamo grossissimi contenziosi, perché non so se sono in essere contenziosi, non risulta nella pratica che ci siano in essere dei contenziosi, però se si può, per i motivi che adesso più o meno dirò. Innanzitutto la legge, stavo leggendo appunto la sentenza della Corte Costituzionale citata, no? Parla di situazioni, come diceva lei, che sono state ritenute molto più restrittive rispetto a quelle del regolamento comunale di Iesi. Quindi io ritengo che invece quel regolamento lì vada in qualche modo trovato un modo di mantenerli quei principi, se si riesce magari, e quindi chiedo di trovare e poi è una sentenza, io vorrei sapere se ci sono anche, è stata fatta anche una ricerca magari giurisprudenziale che magari riesca a giustificare il mantenimento, cioè l'orientamento politico io penso sia quello di mantenerlo
quell'articolo, cioè quel principio, no? Di dare, addirittura poi nel regolamento si diceva di avere proprio le superfici ben delimitate fra la parte telefonica e la parte commerciale, no? Proprio giustificare le due parti di fre. Quindi io chiedo, se non casca il mondo, di poter approfondire ulteriormente, anche perché abbiamo un consiglio tra 20 giorni, quindi senza insomma, anche qui sempre senza polemica, per cercare di fare bene, se riusciamo a mantenerlo. Ho letto pure nel suo documento istruttorio maggiore che dipende molto dal fatto che la questione è regolamentata dalla legge regionale, no? Che prevede il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria. E allora chiedo eventualmente se quel principio, che è dentro il regolamento di polizia municipale, di polizia urbana, ma è tutto sommato un principio anche se può essere inquadrabile come materia igienico-sanitaria, si può mettere nel regolamento sanitario in modo da poterlo mantenere. Grazie. Grazie consigliere Gianangeli. Consigliere Giampaoletti, a facoltà. Sì, grazie Presidente. Beh, io riguardo a questo regolamento, io do anch'io delle perplessità. Questo perché secondo me l'amministrazione comunale precedente aveva fatto un'ottima osservazione, visto e considerato che a Iesi Phone Center negli ultimi anni sono aumentati e nello stesso tempo aveva dato la possibilità di dividere gli centri telefonici, il servizio phone center e internet point, con anche la divisione delle superfici dove ci sono parcheggiati gli alimentari. Noi sappiamo che phone center a Iesi e in altre parti della provincia di Ancona non hanno solamente il servizio di telecomunicazione che è sotto controllo del Ministero delle Telecomunicazioni, ma hanno la vendita anche di prodotti alimentari. Questo mi dà un problema pensare che se un negoziante che vende frutta e verdura e al suo negozio arrivano i controlli perché poi il cliente non indossa il guanto per prendere il prodotto, e invece in questi negozi, quando la persona entra all'interno per accedere al servizio di internet point o telefonia, si trova al suo lato, magari sulla sinistra le cabine telefoniche, sulla destra un bancale dove ci sono patate, riso o altre cose. Allora qui mi lascio un po' perplesso questa cosa, perché sì, io do ragione alla Corte Costituzionale, però credo che in Lombardia negli ultimi anni ci sono stati problemi non indifferenti con questi phone center, anche di sicurezza e pubblica sicurezza. Credo però che questa amministrazione, a me mi va bene di abrogare quello dei bagni, ma questo delle pareti mi lascia un po' così, sul vago. E concordo anche, se è possibile, con il discorso di Gianangeli, se possiamo magari riguardare questa cosa, perché sì, la Lombardia è stata molto pesante sulla legge regionale, però credo che devo fare il paragone, siccome i commercianti, non c'è solamente il phone center o l'internet point, ma ci sono anche i commercianti che vendono altri settori merceologici, noi dobbiamo, penso, di riguardare questa cosa. Se è fattibile, se non ci sono delle scadenze, magari rimandare al 30, però a me mi va bene anche abrogare queste due cose, però l'importante è che questa amministrazione comunale, dal punto di vista igienico-sanitario, debba fare un'analisi di coscienza con l'ASUR, perché se no anche i commercianti che vendono prodotti alimentari dicono: ma gli altri li possono vendere senza normative e noi invece abbiamo dei controlli. Solamente questo, se ci può chiarire. Grazie consigliere Giampaoletti, se si prenota. Maggiore Rovaldi. Allora sì, io vorrei precisare questo. La Corte Costituzionale non è la Corte di Cassazione, quindi non è che emana sentenze poi magari discordanti, come può accadere alle volte per la Corte di Cassazione, quindi ha deciso e l'ha resa illegittima. La nostra, diciamo, urgenza tra virgolette è dovuta al fatto che
da metà marzo noi abbiamo iniziato un percorso a tutela del consumatore e ci porta a controllare gli esercizi commerciali. Siccome questa situazione ci è stata sollevata da un avvocato a seguito di un verbale che noi abbiamo fatto a un phone center perché non aveva il secondo bagno, facendoci notare tutte queste cose, quindi dovremo discutere, dovremo avere un contenzioso a seguito di questo verbale e potrebbe essere che chi dovrà poi decidere a seguito di questo contenzioso, che sarà penso il giudice di pace, perché è lì che di solito si rivolgono, potrebbe addebitarci delle spese. E le spese vanno in base alle spese che affronta l'utente che fa ricorso. E se si avvale della collaborazione di un legale, le spese aumentano, quindi diciamo che è un costo per il comune. E dato che ci sono queste nuove norme, nel 2005, quando è stata emanata questo articolo 91 bis, noi non avevamo norme di riferimento, neanche a livello igienico-sanitario. Nel corso degli anni, invece, queste norme sono arrivate. Ecco perché potrebbe, anzi sicuramente accadrà, che il nostro regolamento sarà ritenuto esagerato rispetto a quello che effettivamente è la legge nazionale. La mia urgenza è solo questa. Se noi vogliamo aspettare per sviscerare ulteriormente, però vi assicuro che prima di arrivare a questo punto mi sono documentata bene e cose più approfondite rispetto a queste non ce ne sono. Tenete conto anche che la stessa Regione Marche, dove io cito l'articolo 18, parla dell'attività riferita sempre a questi phone center, dove prevede che l'attività è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali, che derivano da delle leggi nazionali. Quindi il regolamento comunale che impone questo secondo bagno è un qualcosa in più, che non viene citato in nessuna legge nazionale. Quindi è un qualcosa in più che il Comune di Iesi ha. Paragonato alla legge regionale della Lombardia e all'illegittimità che è stata resa di fronte a un contenzioso, non credo che riusciamo a reggerlo e a vincere il contenzioso. Dato che questi controlli noi li stiamo facendo settimanalmente, sta diventando una cosa urgente per noi, solo questo. Per quanto riguarda invece il discorso dell'aspetto igienico-sanitario, è una materia di competenza prettamente dell'ASUR. È una distinzione, diciamo, netta rispetto al lavoro svolto dalla Polizia Municipale, tanto che in diverse situazioni abbiamo chiesto di intervenire, non in questo caso, ma anche in altri, di intervenire in maniera congiunta. E non ci è stato accettato questo discorso. L'ASUR fa i controlli da sola per la materia di competenza e noi siamo costretti a fare sopralluoghi così, non con loro. Ed è una scelta, è una decisione loro, ma dovuto anche a delle normative dove prevedono che l'aspetto igienico-sanitario sia seguito dall'ASUR e basta. Grazie Maggiore Rovaldi. Il consigliere Punzo ha facoltà. No? Era un errore. Consigliere Giampaoletti per replica a chi ha presentato. Sì, grazie Presidente. Sicuramente ho capito male. Qui noi dobbiamo abrogare due punti. Uno, per quanto riguarda si svolga anche un'attività di commercio, occorre che le superfici destinate a vendita siano delimitate con un'attrezzatura, arredi, immobili e altre cose, e poi i bagni. Allora, sul verbale che voi avete fatto, avete trovato difficoltà